Basta, basta tossire di questi tempi. Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Spero bene. Benvenuti all'interno di questo nuovissimo contenuto multimediale. Lasciate un mi piace qui sotto sulla fiducia. Siccome all'interno del mio canale non ho mai realizzato un video di questo tipo, oggi mi sono svegliato male, come sempre sto facendo schifo, e ho pensato: perché non realizzare un video in cui reagisco ai miei vecchi video? Per vecchi video che cosa intendo? I primissimi video che ho pubblicato all'interno di questo canale di merda. E da tantissimo tempo che non li guardo, non mi ricordo nemmeno che video fossero, ve lo dico sinceramente. L'unica cosa di cui sono consapevole è che sicuramente ci sarà dell'imbarazzo e del cringe, quindi io preventivamente vi chiedo scusa. Commentate qui sotto in questo momento scrivendo la prima parola che vi viene in mente quando mi guardate in faccia con questa faccia da cazzo. Come sempre vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove tendenzialmente pubblico foto di pubi ubriachi. E niente, non voglio dilungarmi ulteriormente perché sarebbe una cosa totalmente inutile e fuori luogo, quindi partiamo, via con l'imbarazzo. Allora andiamo immediatamente su YouPorn, entriamo, digitiamo Riccardo Dosio, entriamo all'interno del mio canale. Scusate, c'è un'interferenza. Video, e mettiamo ordina per data meno recente. Attenzione, che cos'è sta roba? Perché faccio già così schifo? Sto guardando le copertine e faccio schifo. Il primo video al quale voglio reagire è un video pubblicato 6 anni fa. Il primissimo video pubblicato all'interno di questo canale. E si intitola 6 modi di dire fossero reali. Vediamo. Mamma mia che montaggio, ma che montaggio, neanche Steven Spielberg. Ma cosa sta succedendo? Mi è scappato il matto. Io non ci posso credere. Stendiamo un velo pietoso. Finalmente ho trovato del pane per i miei denti. Ma al di là della battuta che non fa ridere, anzi, se avete riso scrivetelo qui sotto, ho riso, ammettetelo. Che minchia di capelli avevo? Cosa sono, un samurai? Ora non ho più peli sulla lingua. Ma io non ci posso credere. Ma questo non sono io. Ti fai sempre beccare con le mani in pasta. Mi sa che hai ragione. Stavolta hai davvero alzato il gomito. Mi sto odiando da solo, scusatemi. Non so più dove sbattere la testa. Porco d***. Scusa, potresti allungarmi il piatto? Ma certo. Tieni. Ma siamo seri? E io che criticavo Dennis Dosio, e io che criticavo Ilias Maluma, e io che criticavo Giuseppe Sapio, e io che criticavo Andrea Santin. Quanti cazzo ne ho criticati? Dovevo criticare solamente me stesso. Ti avevo raccomandato acqua in bocca. No vabbè, io non ci posso credere. Che cazzo è sta roba? Perché? Voglio denunciarmi, voglio sporgere querela nei confronti di me stesso. Puoi farmi di tutto, ma non tenermi sulle spine. Questa è carina, mi ha fatto sollevare leggermente l'estremità destra buccale. A bucchini mammet. Speriamo che non mi veda. Nascondersi dietro a un dito, l'avete capita? Qui alta scuola di battute. Certo che il tempo vola. Mamma mia che tristezza, ma per quale motivo la gente incominciava a seguirmi in quel periodo? Quel lontano 16 novembre 2013. Perché la gente ha deciso di seguirmi? 140.000 views e 400 commenti. Perché? Che problemi avete? Perché avete seguito un individuo del genere e non l'avete insultato? No, anche stamattina ho sbagliato piede. Alzarsi con il piede sbagliato. Perché ti ostini a fare le cose con i piedi? No, che cazzo ho fatto nel mio passato, ma che cazzo ho fatto? Non farlo, rischi di rimetterci le penne. Ormai è troppo tardi. Ma poi al di là delle battute pessime, il montaggio, le facce, i tempi comici fa tutto schifo. Non pensavo di essere ad un livello del genere, sinceramente. Non lo pensavo. Ecco l'unico uomo al mondo che è in grado di spiegare le ali. Le ali, in zoologia, sono ciascuna delle appendici mobili a forma espansa che negli uccelli. Ma sto palesemente leggendo, non ero nemmeno in grado di impararmi 4 frasi messe in croce. Vabbè, lasciamo stare, facciamo che non sia mai esistito questo obbrobrio e cambiamo video sperando in meglio. Il secondo video al quale voglio reagire è un video di 5 anni fa, quindi un anno dopo più o meno rispetto agli inizi. Questo video ha realizzato 2 milioni di visualizzazioni. Non so per quale motivo, ma le ha fatte. Ed è probabilmente
uno dei miei primissimi, se non il primissimo video che è diventato virale. Non so se ve lo ricordate, ma se ve lo doveste ricordare, scrivete qui sotto in questo momento: sì, io mi ricordo tutto, io c'ero. Mi sto riferendo al celeberrimo video parodia "Tu mi devi ascoltare", ok? 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 Allora, io nelle foto sono una grandissima gnoccona, ok? Ok, ok, no, tu adesso mi devi ascoltare. Se io porco, guarda, non farmi bestemmiare che te spacco la casa. Allora, ok, io sto facendo i video risposte, sono video, tu mi puoi vedere, capito? Mi puoi vedere. Come cazzo faccio ad essere un cesso d'arrivo se io adesso sto facendo i video? Dai, adesso dimmelo. Interrompiamo immediatamente quel video, tanto avete capito di che video si tratta. E questa è la mia parodia. Questa fa scassare, lo ammetto. Allora, testa di cazzo, io nelle foto sono una grandissima gnoccona! Oddio, mi sto emozionando! Ok. Adesso tu mi devi ascoltare! Porco! Non farmi bestemmiare perché guarda! È bellissimo rivedere questi contenuti dopo 6 anni, è bellissimo! Ti incesto la mamma! Ti stupro il cane! Ti riempio di Ebola, ma che problemi avevo! E ti svergino il criceto! Ti svergino il criceto! Questa citazione è passata agli onori della cronaca. Ti svergino il criceto. Io probabilmente quando morirò sarò ricordato per questo. Non so se sia una cosa positiva o negativa. No, se io sto facendo il video. Questo video mi fa morire. Mi fa proprio scassare dalle risate, ve lo giuro. Come? Spiegamelo. Ma che cazzo di problemi avevo? Perché ero così e perché sono così? Tra l'altro mi puoi vedere? Come mi puoi vedere? Mi puoi vedere? Dimmelo, bellissimo, nulla da aggiungere, standing ovation in questo caso. Ma continuiamo a navigare nei meandri del mio canale YouTube. Il terzo video al quale andremo a reagire quest'oggi è un video di 4 anni fa, intitolato "Il nuovo Eminem", e se non ricordo male è un video parodia. Vediamo. Sono amici di Facebook. Buondì. Questi video qui sono incredibili. Guardate che look. Minchia, che look. Look registris. Non ho capito. Sto male. Ho visto che molti video miei. Giustamente il plurale di video è vidi. Condividete molto. Ma perché? Perché? Che problemi ho? E oggi voglio condividere con voi questo video. Il palco è tuo. Tigidi. Ho avuto una storia magica ma poi finita perché... No, capisco l'emozione, il palco, il pubblico. Che pubblico? Poverino, perché dicevo queste cose? Poverino. Il giocatore più forte del mondo è Leonardo De Carli. Tigidi. A caso, totalmente a caso. Leo è il calciatore più forte del mondo, senza togliere niente a Cristiano. Mangioglio. Tigidi. Tigidi. Cristiano Ronaldo si va. Ha un calo di zuccheri, dategli qualcosa da mangiare. Probabilmente assumevo svariate sostanze stupefacenti, scusatemi. Cristiano Ronaldo. Oddio, si è ripreso. Ha vinto il pallone d'oro e Messi gli ha detto: Sei un pelo pubico. Tigidi. L'ultimo video, imbarazzante e cringe, e metteteci tutti gli aggettivi più brutti che conoscete, al quale andremo a reagire, si intitola "Cose da studenti", pubblicato il 14 febbraio 2014, quindi anni fa. Non fatemi pensare quanti anni siano passati. Il video ha realizzato 500.000 views e basta. Vediamo, buona visione. Ciao a tutti, finalmente sta per iniziare un nuovo video. Perché ho ancora quei capelli di merda e perché parlo in quel modo? Ma io sono un deficiente, mi sono accorto solo ora di avere ancora sul pigiama. Mamma mia, che magia, come avrò fatto? C'è freddo così però. Ok, perfetto, così va molto meglio. Cazzo, davvero innovativa questa cosa. Minchia, mi impegnavo davvero tanto con queste grafichette. Oh, arriva la prof. Oh cazzo.
Scherzavo! Ma vaffanculo! Doti recitative degne di Johnny Depps. Tra quanto suona? Manca pochissimo. Davvero? Get ready for the countdown. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Non finisce più questo countdown. Ma cos'è sta roba? Di cos'è fatto lo yogurt? L'ho mangiato ieri eppure non mi ricordo. Non ci posso credere! E non si può imbrogliare! Non so che cazzo dire! Cavolo, domani c'è il compito di matematica. Sì, ma tanto io domani non vengo a scuola. Spero che tu stia scherzando. Però mi sta piacendo, devo dire, mi sta proprio piacendo. Se questo video fosse stato realizzato con dei tempi comici e dei tempi di montaggio migliori, sarebbe incredibile. Ragazzi, volevo comunicarvi che domani la prof di storia sarà assente. Olè! Che cazzo sta per succedere? Faccio tavolo, raga, faccio tavolo. Come faccio tavolo? Meglio che... E addirittura la musica. Un vero studente, quando deve buttare via una cartaccia, non si limita a fare questo. No, è troppo semplice. Ti senti un perdente se fai così. Un vero studente fa questo. Questo è vero, questo è vero. Scrivete qui sotto se lo fate anche voi o se nel vostro passato Mamma mia quanto tempo è passato. Rivedere questi video sinceramente è stato alquanto imbarazzante. Ma allo stesso tempo rimembrare questi vecchi ricordi è stato emozionante. Ho una sensazione piacevole all'interno di me. Rivedere questi contenuti mi rende ancora più consapevole del percorso lunghissimo che ho fatto. Ormai sono passati 6-7 anni da quando ho iniziato, se non di più. Stiamo continuando a spaccare tutto. Stiamo continuando a raggiungere numeri incredibili. Io non posso fare niente altro che ringraziarvi. Vi ringrazio di cuore. Non lo faccio spessissimo, ma quando lo faccio è una cosa sentitissima. Vi ringrazio di cuore se siamo ancora qui su questo canale a portare sempre più video, a portare sempre più contenuti, a portare sempre più ignoranza. Senza di voi tutto ciò non sarebbe possibile. E niente, questo video purtroppo si conclude qui. Spero che non vi siate imbarazzati troppo. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram e di iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci sono ancora troppe persone che guardano i miei video senza essere iscritte al mio canale. Quindi iscrivetevi. Come sempre vi abbraccio, vi mando un enorme bacio e noi ci rivediamo nel prossimo video. Bella!